Se hai un'urostomia o stai per sottoporti ad un intervento di urostomia, può esserti utile capire meglio come funziona il tuo apparato urinario. Il sistema urinario inizia con i reni, due organi a forma di fagiolo situati appena sopra la linea della vita, verso la schiena. L'urina fluisce dai reni attraverso due sottili condotti chiamati ureteri e si raccoglie nella vescica. Il muscolo sfintere permette alla vescica di trattenere l'urina fino a quando non è il momento di svuotare la vescica o urinare. Quando una persona urina, lo sfintere si rilassa, permettendo che l'urina fuoriesca dal corpo attraverso un canale sottile chiamato uretra. L'urostomia è un'apertura creata chirurgicamente che permette all'urina di fuoriuscire dal corpo dopo che la vescica è stata rimossa o bypassata. Un'urostomia può essere anche chiamata deviazione urinaria. Quando una persona ha un'urostomia, l'urina non viene più eliminata attraverso l'uretra, ma attraverso lo stoma, raccogliendola in una sacca adesa alla pelle. Il chirurgo può scegliere tra diverse tecniche chirurgiche per creare l'urostomia. L'intervento più comune è chiamato condotto ileale. Per creare un condotto ileale, il chirurgo deve rimuovere un breve segmento di intestino tenue, da utilizzare come condotto per far defluire l'urina dal corpo. Il chirurgo chiuderà un'estremità del condotto, inserirà gli ureteri al suo interno e farà sboccare l'estremità aperta attraverso la pelle. Si crea così una nuova apertura sull'addome, chiamata stoma. Il piccolo segmento di intestino rimosso dal chirurgo non ne influenzerà le funzioni. Il chirurgo semplicemente ricollegherà l'intestino, che continuerà a lavorare normalmente. L'urina inizierà a fluire dallo stoma subito dopo l'intervento chirurgico. In un primo momento, l'urina può avere un leggero colore rossastro. Tuttavia, dopo alcuni giorni, l'urina tornerà al suo colore normale. Se si ha un condotto ileale, è normale che l'urina contenga del muco. Durante l'intervento chirurgico, il chirurgo potrebbe aver inserito dei piccoli tubi chiamati stent, che il medico o l'infermiera rimuoverà poco dopo l'intervento. Ogni stoma è unico. Il tuo sarà diverso da quello di chiunque altro. La pelle intorno allo stoma dovrebbe assomigliare alla pelle normale, senza particolari arrossamenti, eruzioni o lesioni. È importante sapere che l'urina proveniente dall'urostomia può essere irritante per la cute. Il prodotto per stomia che indossi deve avere una barriera cutanea che si adatta perfettamente allo stoma per proteggere la cute. La cosa più importante che si può fare per mantenere la pelle sana è utilizzare prodotti per stomia che si adattino bene e che rimangano adesi, in modo da ridurre al minimo il rischio di perdite.